fondatore e ideatore delle conferenze di Como che hanno portato sul lago molti, centinaia di audiologi e non soltanto da tutte le parti del mondo, Ferdinando Grandori è la persona ideale con cui tracciare un bilancio di questa iniziativa che ormai da oltre 20 anni, dal 98, ha creato un focus sull'audiologia, sulle problematiche dell'audiologia, sulle metodologie diagnostiche e sulle ricerche a livello globale per la diagnosi di intervento precoci. Qual è un bilancio che può tracciare, professore, e cosa vede per il futuro di questa conferenza? Sì, devo innanzitutto premettere che l'attività di organizzazione di questo ciclo di conferenze che ormai ogni 2 anni vede appunto la partecipazione di diverse centinaia di professionisti di varia estrazione, deriva direttamente dall'attività di ricerca e dai risultati interessanti che abbiamo ottenuto nel mio gruppo al CNR. Negli anni 90, a partire dagli anni 90, che ci ha permesso di consolidare in via direi quasi definitiva le tecniche per poter procedere ad uno screening neonatale affidabile, veloce, sensibile, a basso costo, eccetera. Quindi la prima conferenza in realtà di questa serie è del 1998, è stata organizzata a Milano e col completo totale finanziamento da parte di un progetto della Commissione europea, all'epoca si chiamavano programmi Biomed o Biomed, che ha fatto convergere, trattandosi di una Consensus Development Conference, esperti di moltissimi settori, una dozzina diverse di aree o sottotopiche sullo screening neonatale da tutte le parti del mondo. Tra l'altro vale la pena sottolineare il fatto che hanno partecipato anche le persone più influenti nel settore negli Stati Uniti, in cui non era ancora diventata una prassi consolidata come lo divenne pochissimi anni dopo. La partecipazione di molti esperti e fra i più qualificati esperti in ciascuno di questi settori comunque collegati ha fatto sì che mi facesse sentire forte l'esigenza di continuare sulla strada, di mettere insieme per 2 o 3 giornate di seguito esperti di diversi settori che discutessero in modo più o meno coordinato o addirittura del tutto libero, perché la ricerca, come dire, libera, la curiosity driven è il sale della terra, perché credo fermamente in una frase che gli inglesi ripetono, e gli americani ripetono molto spesso: the new knowledge is sharing the knowledge. In realtà le scoperte scientifiche ci sono, ma una volta ogni 20 anni, 30 anni le vere scoperte. Quello che invece fa fare davvero dei grossi passi avanti è sharing, è comunicare. Of course, comunicare the good knowledge. Ecco allora perché, creandosi una sorta di massa critica di persone che comunque influenzano in modo forte tutta una comunità più o meno allargata, si va dai neonatologi ai pediatri, alle autorità sanitarie, qua sono rappresentate per esempio autorità sanitarie della Nuova Zelanda, parte dell'Australia, cioè vengono da lontano, anche questo può anche tagliarlo, non c'è problema, continua. Dicevo, quindi questo è stato in qualche modo l'elemento che mi ha assolutamente, non solo me, voglio dire, ha convinto anche tutti i partecipanti che ogni 2 anni sono così stimolati a condividere, a imparare e a progredire nel settore dell'audiologia nel suo complesso. Prima si è parlato dello screening neonatale, poi ci si è resi conto, non solo per aspetti demografici, ma anche per una grossa carenza che mancava, che era evidente nel settore, screening dell'età adulta e dell'anziano, visto che ancora è undertreated, molto poco ancora trattato, specie in molti paesi, underdiagnosed, molto poco diagnosticata, perché tanto si sa, guardi la carta d'identità, capisci che un po' di presbiacusia per forza deve arrivarti.
Ed ecco perché la scelta di occuparsi della diciamo, identificazione, diagnosi e intervento il più precocemente possibile per evitare tutti gli effetti che può avere, perdita uditiva, eccetera, eccetera. Il futuro dell'audiologia. È difficile dire che siamo in un momento di svolta, nel senso che i progressi sono ormai rapidi in tutti i settori e hanno acquisito una velocità che difficilmente permette anche agli operatori più accorti di riuscire a mantenere il passo con certi progressi. Dall'altro lato ci sono un aspetto di carattere demografico per cui la popolazione invecchia in quasi tutti i paesi, non solo in quelli già sviluppati da tanto tempo, ma un recente viaggio che ho compiuto in Cina ho trovato degli operatori del Ministero della Sanità preoccupatissimi perché fra 10-20 anni, questo è tipico della programmazione cinese, si sono resi conto che la popolazione sta invecchiando a un ritmo tale che avranno bisogno di un certo numero di milioni di audiologi, eccetera, tutti i promotori. Quindi l'aspetto demografico sicuramente. L'altro aspetto è la disponibilità attualmente di apparecchi acustici a diciamo over the counter, cioè facilmente acquisibili, acquistabili. Questo per forza dovrà dare all'audiologo, all'audioprotesista, a chi si occupa della cura dell'udito delle prospettive nuove, dovrà comunque adeguarsi, che so, a fornire supporto ai programmi che tra poco saranno disponibili per poter adattare la protesi via Bluetooth, via Wi-Fi col super esperto e nel contempo essere testato con degli esami molto semplici via web o comunque con metodi. È difficile fare delle previsioni. Certamente, così come in tutti i settori, l'accelerazione subita dallo sviluppo della tecnologia e dalle comunicazioni facili, o comunque sempre più facili, interpersonali, però certamente l'audiologia avrà il suo spazio. È difficile prevedere cosa succederà fra 5 anni, perché l'accelerazione è drammatica, lo si vede dalla velocità con cui si stanno fondendo e in qualche modo separando al proprio interno le compagnie, le aziende che producono materiale sia apparecchi acustici che diagnostici. È un momento estremamente stimolante ed ecco perché ancora una volta sono particolarmente soddisfatto della risposta del pubblico che ancora una volta rappresenta una 50ina di paesi diversi e moltissime competenze diverse. Finiamo con una rapida battuta solo per parlare appunto dei temi, nel senso lei accennava proprio a questo, il coraggio di questa conferenza anche per certi versi anche mettere in pista tematiche come lei diceva che potrebbero addirittura far pensare a un'evoluzione tale dell'audiologia per cui si è parlato di autofitting, si è parlato di telemedicina, dell'assistenza, quindi tutto questo richiede anche una grande presa di coscienza dal punto di vista della formazione degli operatori, nel senso che qualcosa di quello che fanno oggi potrebbe non essere più valido tra pochi anni e probabilmente sarà necessario fare qualcos'altro per dialogare con i pazienti. Lei cosa suggerisce dal punto di vista proprio della formazione? Ci sono molti passi da compiere. La domanda è molto ben posta. La risposta, ahimè, o comunque insomma, va articolata in tutta una serie di linee, in molti casi anche divergenti fra loro. Proprio in questi 2 giorni ho avuto, diciamo ieri e oggi, ecco, 24 ore di lavoro, ho avuto occasione di confrontarmi proprio su questa tematica perché chiaramente è un punto molto caldo fra tutti coloro che in qualche modo hanno influenzato e verosimilmente influenzeranno anche l'educazione, la formazione dei futuri audiologi. È difficile dare una risposta. C'è chi dice che dopo qualche mese di preparazione
un audioprotesista, un tecnico, è in grado di fornire un minimo di supporto, certamente non sostituendo la diagnosi, perché stiamo parlando di un altro discorso, quindi per quanto riguarda il ruolo dell'audiologo o comunque di chi è specializzato in audiologia, fornire gli aspetti diagnostici, non so, ma per quanto riguarda le terapie o comunque le forme di trattamento, si va da una settimana, comunque prevedendo che dopo il dispensing, come si dice in italiano, non lo so, insomma, l'aver fornito la fornitura, una protesi, l'applicazione, una fornitura della apparecchio acustico, poi viene comunque una fase di follow up che può avvenire. Ci sono, non faccio nomi, ma ci sono alcune aziende dove, mandando face up, Facebook piuttosto che WhatsApp, eccetera, dicono: la mia protesi non funziona bene perché sento questa cosa, che la protesi viene direttamente adattata via web di quella persona da remoto a seconda delle risposte della persona che lo utilizza. È difficile fare. Quindi cambieranno i pazienti, cambieranno gli anziani senza dubbio, e cambieranno anche gli operatori necessariamente. Assolutamente, è un quadro in rapidissima evoluzione, ma proprio per questo la fortuna sarà far cambiare prima gli operatori dei pazienti. Basta che gli operatori siano accorti e continuino a seguire le nuove linee, si aggiornino e possano rispondere alle nuove sfide. La ringrazio, professore, e buon proseguimento.